Ecco, vi dico subito che se avremo la fortuna di vincere, faremo una ordinanza sul rispetto degli orari, perché c'è molta elasticità. Va bene, dunque stasera parleremo di un argomento scottante, scottante e anche abbastanza spinoso, insomma, di cui normalmente si preferisce magari non parlare, ma che incombe sulla nostra comunità in qualche modo. Quello della prostituzione. L'abbiamo definito un problema anche nostro, nostro perché non è ovviamente solo di San Lazzaro, riguarda il mondo intero ed esiste da quando esiste l'uomo. E la donna. È un problema che comunque, come tutti gli altri problemi, per riuscire ad affrontarli e in qualche modo tentare di risolverli, bisogna conoscerli. Bisogna conoscerli e noi abbiamo chiamato questa sera a spiegarci, a farcelo capire un po' meglio, la LULE. La LULE, qui rappresentata dalla signora Emanuele Zorini, che ne è il coordinatore, significa fiori in albanese, ed è un'associazione che è nata, mi pare di ricordare, nel 1998, esatto, alla Via Tegrasso, e si occupa di vari problemi, diciamo, che riguardano l'ambito sociale, in modo particolare appunto la prostituzione e nello specifico il problema della tratta finalizzata allo sfruttamento. Diciamo che questo problema a San Lazzaro esiste e è abbastanza scontornato. Io ho provato a cercare di saperne qualche cosa in più. Ho avuto un po' di informazioni, ma credo relativamente poche. È nato nel 2007, inizialmente circoscritto nell'ambito di un locale della zona, nel senso che gli incontri e probabilmente anche i rapporti venivano consumati all'interno di questo locale. Successivamente, per una serie di eventi accidentali, gradualmente è uscito dal locale, si è espanso nell'ambito urbano. Attualmente, diciamo, riguarda in modo particolare una zona del paese che è il Villaggio Stella, però ormai fenomeno è arrivato praticamente, è risalito, diciamo, verso il centro del paese e riguarda un po' tutto il nostro contesto urbano. Scusate. Anche per quanto riguarda il numero delle ragazze coinvolte non c'è molta chiarezza. Sono una decina, una dozzina quelle che lavorano, fra virgolette, per strada, diciamo nelle ore notturne, dalle 11 in avanti, e invece c'è un numero indefinito ma molto rilevante, dalle 20 alle 40 ragazze, a seconda delle serate, a seconda anche dei periodi, diciamo, dell'anno, che stanno all'interno di questo locale e qui si procurano gli appuntamenti. Appuntamenti che poi portano inevitabilmente, diciamo, le coppie in appartamenti della nostra città, che sono affittati sempre in modo regolare, molto spesso subaffittati e magari ulteriormente più di una volta, voglio dire, e di conseguenza, come dicevamo prima, interessano praticamente tutto l'ambito urbano della nostra cittadina. Nell'ambito del villaggio Stella, poi ci sono 5 o 6 appartamenti affittati a queste ragazze che praticamente stazionano in pianta stabile lì. Da dove arrivano? Diciamo che l'origine anche qui è abbastanza varia. Alcune sono africane, qualcuna sudamericana, molte vengono dall'est Europa. Direi che non voglio dare un giudizio morale su questo problema, perché
Le ragazze sono persone come noi, che hanno la nostra stessa dignità, che hanno molto spesso alle spalle dei percorsi molto tribolati, che hanno subito vessazioni, che hanno subito delle violenze nella loro esistenza. E di conseguenza godono assolutamente tutto il nostro rispetto, devono godere del nostro rispetto. Quello che preoccupa è quello che ci sta dietro, che ci può essere dietro, che sono le organizzazioni criminali, c'è il racket, qualcuna sicuramente avrà fatto una libera scelta di vita nel appunto scegliere questo tipo di professione, ma la maggior parte senz'altro sono condizionate da organizzazioni molto agguerrite, molto ben strutturate, che sono veramente un pericolo per la società. In sé, voglio dire, il fenomeno non reca particolare danno alla nostra comunità, al di là così, diciamo, sicuramente di un aspetto di disturbo che possono creare alla sola vista o ai proprietari che magari hanno la sfortuna di avere dei locali vicino a quelli in cui si consumano gli incontri e che magari sono anche molteplici nell'ambito di una serata. È certo che comunque il dovere di amministratori, il nostro dovere se saremo amministratori, sarà quello in qualche modo di eliminare il fenomeno da San Lazzaro, di eliminarlo non in senso assoluto, perché sappiamo tutti che il fenomeno non è eliminabile, ma quantomeno di allontanarlo dalla nostra comunità. Certo che non è facile, non sarà facile. Ci vuole sicuramente una ferma volontà e una determinazione che fino ad oggi forse non hanno caratterizzato la nostra amministrazione. Senz'altro noi ci proveremo perché dicevamo prima che è un dovere il rispetto dell'ordine, è un dovere il decoro, diciamo, della città, e ci proveremo con estrema determinazione. Con una serie di iniziative che secondo me vanno prese, possono essere prese senza grandi problemi. Bisognerà prima di tutto pensare, l'abbiamo detto nella serata, diciamo, della presentazione, bisognerà pensare innanzitutto a fare in modo che i nostri vigili siano con maggior convinzione e con una presenza più costante a presidiare il territorio, soprattutto ovviamente nelle ore serali e nelle ore notturne. E questo potrà essere realizzato magari alleggerendo anche il carico di lavoro di cui oggi sono berati, carico di lavoro di ordine prettamente burocratico che potrebbe essere assegnato nell'ambito degli uffici comunali ad altre aree. E poi bisognerà anche pensare a migliorare il coordinamento con l'arma dei carabinieri, perché fino ad oggi mi pare che ci sia stato poco feeling. Questo permetterebbe indubbiamente di esercitare un'attività coordinata e più continuativa sul territorio in tutte le stagioni e nelle ore notturne fino a notte inoltrata, cosa che oggi ovviamente non può avvenire. Abbiamo bisogno poi di strutture anche adeguate, per esempio pensare di installare delle telecamere nella zona del villaggio Stella e sulla circonvallazione, e così da una prima stima, da un'analisi del territorio che abbiamo fatto, pensiamo che 4 telecamere ben posizionate potrebbero rappresentare già un notevole deterrente nei confronti, diciamo, dei clienti che frequentano appunto queste ragazze. C'è poi una ordinanza che è stata emessa un paio di anni fa, che va applicata con estrema severità, un'ordinanza che per quanto concerne gli aspetti giuridici in questo momento probabilmente suscita una qualche criticità, ma se è applicata è comunque molto, molto efficace. C'è da dire che l'anno scorso mi risulta, sono dati che mi riservo comunque di verificare, ma la prima informazione è questa,
sono state combinate 26 contravvenzioni da 500 euro ciascuna, e quest'anno neanche una, non si riescono a capire bene i motivi, e diciamo nell'esercizio di questa diciamo nell'esercizio amministrativo di questa funzione, cioè nel fatto di dare queste multe ai clienti, alle prostitute, i nostri vigili hanno avuto una scarsissima partecipazione. Ecco, un altro elemento che secondo me aiuterebbe molto a creare una situazione, diciamo, di alleggerimento del carico di clientela che attualmente interessa la zona, è quello, se magari Andrea, ecco, vedete, questa è la zona che dal semaforo guarda praticamente verso Voghera. Vedete, sulla destra c'è un cartello con l'indicazione della rimozione forzata. Ecco, di notte in questa area, sia sulla destra che sulla sinistra, diciamo, della strada, sono parcheggiate, il cartello esiste anche nella direzione opposta, sono parcheggiate mediamente 30-40 autovetture che se si desse l'esempio far intervenire il carrattrezzo qualche volta, sicuramente nel giro di poco tempo potrebbero diciamo non stazionare più e trovare delle diciamo dei lidi diversi rispetto al nostro paese. Bisognerebbe poi controllare attentamente la circolazione delle autovetture nella zona, perché di notte le vie relative al villaggio Stella, via Da Vinci e le altre vedono un traffico molto intenso, secondo me neanche in corso Buenos Aires di notte c'è la stessa situazione. Poi bisognerebbe intervenire decisamente sul controllo degli affitti. Il controllo degli affitti che ovviamente oggi è abbastanza blando, non viene assolutamente esercitato, ecco, e oltre al controllo degli affitti varrebbe la pena anche di fare una severa verifica delle caratteristiche, dei requisiti degli appartamenti che vengono utilizzati, perché in alcuni casi ho avuto la possibilità appunto di parlare con i proprietari, sono affitti, sono appartamenti che sono stati costruiti molti anni fa, e c'è sicuramente, diciamo, la possibilità che oggi magari non abbiano più l'agibilità o l'abitabilità, per cui sono tutte attività che vanno portate avanti. E bisogna che siano portate avanti con una grande coerenza, con una grande assiduità e con una grande convinzione, perché altrimenti i risultati non ci saranno come non ci sono stati fino ad oggi. Abbiamo visto cittadine come Mortara, dove c'è stato un tentativo di instaurare questo fenomeno di prostituzione, c'è stato, se mi ricordo bene, un rischio di prostituzione da parte dei cinesi, ed è stata affrontata e stroncata immediatamente. Parlo della città, non parlo ovviamente, diciamo, delle strade periferiche, che probabilmente ancora oggi vedono questo fenomeno, però sostanzialmente di giorno, non di notte come da noi. Ecco, queste, diciamo, sono le iniziative che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, se portate avanti con determinazione, potrebbero senz'altro spostare il fenomeno da San Lazzaro a qualche altra località, ecco, perché, come dicevamo prima, è impensabile di poterlo debellare in modo assoluto. Rimanendo nell'ambito di tematiche relative alla sicurezza, concedetemi di spendere ancora pochi minuti per toccare altri argomenti che avevamo presentato già nell'ambito della serata di introduzione della lista e del nostro piano di lavoro.
Ecco, abbiamo parlato del PET, del piano di emergenza comunale, che anch'esso è un elemento che riguarda la sicurezza del cittadino. Il PEC è sostanzialmente un progetto che comprende una serie di iniziative che bisogna praticare immediatamente in caso di calamità o naturali o industriali, onde cercare di riportare alla normalità la situazione nel più breve tempo possibile. È un progetto, una necessità che Sannazzaro sente, e il progetto dal punto di vista, diciamo, della sua elaborazione è stato finalizzato fino ad alcuni anni fa. Comunque il PEC richiede poi una fase di attuazione, diciamo, di questa parte progettuale che non è mai stata portata avanti. Ultimamente ci hanno detto che saranno installati dei pannelli per avvertire, diciamo, la popolazione di eventuali emergenze di tipo industriale o naturale, però fino adesso non abbiamo visto nulla. E ripeto, la fase, diciamo, più importante, più operativa, più diretta, che coinvolge la popolazione, poi sarà la fase di informazione e di addestramento, appunto, della gente, che fino ad oggi è molto lontana a venire. Per cui hanno un bel dire del teatro della Sala Soms, che è sicuramente, diciamo, un aspetto critico di cui parlerà dopo il Pierangelo Frazzini, ma questo, che è lo strumento, il massimo strumento di tutela della sicurezza dei cittadini, fino ad oggi è ancora lettera morta, e bisognerà affrettarsi invece a prendere dei provvedimenti seri, nel senso di attuarlo. Ecco, della polizia locale abbiamo parlato prima. Videosorveglianza, ecco, spendiamo due parole ancora sul discorso della videosorveglianza, perché vale la pena che sia un attimo chiarito. Andrea, vai avanti per cortesia. Ecco, è assolutamente prioritario che tutta la dislocazione delle telecamere attualmente in uso nella nostra comunità, sono 26 telecamere, sia razionalizzato prevedendo di installare senz'altro 5 telecamere nei varchi di accesso principali al nostro paese. Vedete, una in direzione, una in via Pavia, una in via Voghera, una in via Alessandria, una sul Contò, perché ovviamente in caso di fatti criminosi nell'ambito, diciamo, urbano, da parte di soggetti che vengono da fuori, in questo modo c'è la possibilità di avere una memoria. Dovranno essere telecamere, diciamo, di ultima generazione, che hanno delle immagini, una frequenza di immagini elevata, non quelle che ci sono oggi, che avranno la possibilità della visione notturna a raggi infrarossi, di conseguenza che possono dare certe garanzie. Delle 26 che sono tuttora in uso, e non è neanche corretto dire in uso, perché in realtà ne funziona una minoranza, perché ci sono problemi di trasmissione del segnale e altre mancanze di ordine tecnico. Di queste 26, crediamo che con una quindicina, queste 5 che abbiamo evidenziate, più alcune telecamere piazzate diciamo in prossimità delle banche, in prossimità delle scuole, il paese possa essere ben tutelato. Una telecamera che mi dà l'immagine di una panchina al parco giochi non è molto utile, nel senso che potrà segnalare eventualmente degli atti di vandalismo, ma dal punto di vista economico è un controsenso. Cioè, mi conviene di più riparare la panchina che mi viene danneggiata anziché tenere una telecamera, che ha un costo di installazione e un costo di manutenzione rilevante. Andiamo avanti. Ritorna un attimo sulla... Allora, insomma... L'ultimo punto che valeva la pena, diciamo, di annunciare è il
progetto di sapere e salute è un altro aspetto della sicurezza che riguarda in modo diretto, diciamo, la salute dei cittadini. Ne ha parlato Ziglioli nell'ambito della presentazione. È un progetto che consiste in pratica in una struttura che dovrà essere collocata in fianco al centro poliambulatorio medico, in cui è costituito da un paio di persone part-time che avranno il compito di raccogliere tutte le informazioni che ci arrivano dalla indagine epidemiologica, di elaborarlo e poi di trasformarlo in informazioni utili alla cittadinanza affinché diciamo, arrivi un messaggio relativo alla possibilità di prevenzione, che induca la cittadinanza ad assumere degli stili di vita corretti in funzione delle patologie che da questa indagine epidemiologica emergeranno. Parliamo un attimo di SOMS, magari a questo punto, invitando Pierangelo Fazzini a dirci il suo pensiero. Grazie. Intervengo io solo perché rappresento quelli che vengono da lontano, quelli che c'erano prima di questa amministrazione. E allora mi tocca trattare questo argomento perché è stato un argomento sui giornali, trattato sui giornali, qualche polemica. E di fatto siamo stati 2 anni con il teatro SOMS chiuso, non utilizzabile. La motivazione che è stata data da questa amministrazione è stata quella che il teatro SOMS era privo dell'autorizzazione per l'utilizzo sul piano della sicurezza che viene data normalmente dai Vigili del Fuoco. È un teatro, ha una potenzialità di 400 posti e quindi deve rispettare certe regole. Ora, chi stava prima in amministrazione, queste cose le sapeva bene, sicuramente c'è stato un difetto tecnico da parte degli uffici nel richiedere il rinnovo dell'autorizzazione. La nuova amministrazione, quella che è in carico oggi, quando è arrivata, ha verificato che c'era questo difetto di autorizzazione, questa mancanza, e ha ritenuto opportuno chiudere il teatro SOMS. Noi riteniamo che non è così che si fa, perché credetemi, da indagini e da verifiche fatte, poi quello che mancava era un rinnovo di autorizzazione, niente di più, al limite poteva essere accompagnato da alcuni provvedimenti utili e necessari per renderlo ancora più sicuro, ma il teatro, l'impianto elettrico è stato rifatto completamente qualche anno fa, altri interventi sono stati fatti, è un teatro sicuro. Qualcuno ha millantato credito dicendo che noi facciamo entrare la gente nel teatro e se fosse accaduto qualcosa chissà cosa sarebbe stato il guaio che ne conseguiva. Niente di tutto questo. Nulla è perfetto, per l'amor di Dio, ma niente di tutto questo. Quindi noi questa sera ne approfittiamo per dire che non è così che si affrontano e si risolvono i problemi. Abbiamo fatto mancare una struttura utile e importante per le scuole, per le associazioni e quant'altro, quando si poteva tranquillamente invece, con una pratica ulteriore per i Vigili del Fuoco, avere l'autorizzazione. Adesso si approfitta per rilanciare un intervento di ristrutturazione che prima o dopo sarebbe stato necessario, e questo va bene, ma per chi volesse verificare il progetto in corso per il valore mi sembra di 190.000 euro, parte dei quali finanziati dalla regione, 50.000 mi sembra euro della regione, verificherà che interventi particolari per la messa a norma di sicurezza non ce ne sono, a dimostrare che sul piano di sicurezza il teatro è in ordine, ripeto, sempre migliorabile, ma è in ordine. E quindi noi vogliamo dire che la sicurezza è una bella cosa, ma non va utilizzata e strumentalizzata a fini politici. Grazie.